Ministro Boschi, le faccio vedere questa foto. Il presidente della Toscana Rossi, adesso la faccio vedere, è stato sommerso da attacchi per questa foto su Facebook. Lo ritrae con i suoi vicini di casa, una famiglia Rom, no? Ha avuto anche attacchi durissimi da parte di Salvini. È una foto che imbarazza il PD per averlo difeso zero. Niente Forse è più solidarietà, Rossi. imbarazzante, sono più imbarazzanti le ultime foto di Salvini, insomma, forse se c'è qualcuno che sulle foto in questo momento non dovrebbe fare commenti, è proprio Ah, ma lei Salvini, fa diciamo, riferimento alla ad alcune copertina di oggi. copertine. Oh, Bene, eccolo qui. però al Salvini netto, desnudo. siete prontissimi. Beh, questa era una foto che oggi ha fatto il giro Quindi di tutti i diciamo che siti. rispetto a foto, ma io credo che ci sia da tenere insieme due elementi e il PD li ha sempre tenuti insieme. Da un lato sicuramente quella dell'eliminazione delle cause del disagio che a volte portano anche all'illegalità, ma dall'altro anche il rigore nel rispetto della legalità e soprattutto nel garantire la sicurezza per tutti i Ma ha cittadini. fatto bene a fare questa foto, Rossi? Ma io sinceramente se ha voluto fare una foto con i propri vicini di casa non ci trovo niente di male. Credo sinceramente che non ci sia la necessità nemmeno di appunto, dimenticare che il PD tiene insieme sempre due elementi. Noi non lasciamo indietro nessuno, non vogliamo dimenticarci delle difficoltà, ma il tema della legalità e della sicurezza non è una prerogativa del centrodestra, è un diritto di tutti i cittadini, è un dovere di tutti i cittadini.